Ciao ragazze, allora, perdonate l'aspetto, ma sono in casa, non esco stasera, quindi non sono truccata, non sono una di quelle ragazze, insomma, che si trucca anche quando sta a casa. Questo sarà il video dei prodotti finiti del mese, ora ho accumulato un bel po' di prodotti e dato che la mia vaschettina di Sephora sta strabordando, eccola qui, ho deciso, insomma, di girare il video così posso buttare tutte queste confezioni che mi occupano soltanto spazio. Allora, la maggior parte dei prodotti è per la cura del corpo e capelli, c'è anche qualche prodotto di make up. Allora inizio subito con tutte le salviettine, insomma, struccanti che ho utilizzato in questo mese. Vi faccio vedere subito. Sono tre confezioni delle mie solite salviettine struccanti. Queste qui sono le Laurella. All'interno troviamo 20 salviettine e queste qui hanno l'estratto di camomilla, l'olio di mandorle e la provitamina B5 e vitamina E. Sono salviettine senza parabeni e rimuovono anche il trucco waterproof. Hanno il tessuto quello lì a nido d'ape elasticizzato. Mi ci trovo bene e le pago 1 euro al negozietto di prodotti, insomma. Di detersivi dove vado di solito e ne ho finite 3, quindi il totale 60 salviettine struccanti le ho terminate. Poi c'è anche l'ultima salviettina struccante della Cotoneve. Queste qui sono quelle nella confezione di cartone che vi ho fatto vedere anche il mese scorso, se non sbaglio. E all'interno c'erano, insomma, queste salviettine struccanti confezionate singolarmente. Me ne ero conservata una per qualche trucco veramente strong da eliminare, perché sono davvero ottime. Queste qui le ho acquistate quando stavano in promozione da acquistapone a 99 centesimi. L'unica pecca di queste salviettine qui è che all'interno della confezione ce ne sono soltanto 10. Insomma, questa qui era l'ultima che mi era rimasta e quindi tra le salviettine struccanti che ho finito c'è anche questa qui della Cotoneve. Sempre senza alcol e in cotone, e anche questa qui ha quel tessuto bello morbido elasticizzato. E questa qui ha una profumazione alla fragranza a fior di cotone, ma penso, insomma, che le conoscete queste salviettine qui. Poi, per quanto riguarda il bagnoschiuma, ne ho finiti un bel po'. Allora, inizio subito con questo qui dell'Angelica, alla vaniglia e lavanda. Io adoro queste due profumazioni. Questa qui è una confezione da 500 ml di prodotto e da una scadenza di 12 mesi. Mi ci sono trovata molto bene, è una fragranza bella intensa che resiste anche, insomma, dopo la doccia per un bel po' di tempo. Lascia la pelle morbida. Mi piacciono particolarmente i prodotti dell'Angelica perché anche gli altri bagnoschiumi, l'altro bagnoschiuma, quello lì l'Avena, l'ho utilizzato tantissimo perché non mi secca la pelle. Lo stesso discorso vale per questo qui. Tra l'altro, è una fragranza delicata che rilassa davvero tantissimo mentre, insomma, vi fate la doccia. È buonissimo, è fantastico. E per chi adora la lavanda, secondo me è il bagnoschiuma ideale. Ha un prezzo bassissimo, se non sbaglio intorno a 1 euro, 1,50 euro, e la confezione è abbastanza grande. Poi un altro bagnoschiuma che ho terminato è questo qui della Perlier alla Caribbean Vanilla ed è questo qui. Come sapete, insomma, la Perlier è specializzata sia per quanto riguarda i bagnoschiumi che le acque corpo che le creme corpo, fa tantissime profumazioni. Questo qui mi è piaciuto in particolare perché non è la solita fragranza alla vaniglia scontata, ha un odore di vaniglia speziato, non è quello lì dolciastro, quasi nauseante. È molto particolare come profumazione, mi ci sono trovata bene anche perché non mi ha seccato la pelle. Anche questo qui ha una confezione di 500 ml di prodotto e una scadenza di 12 mesi.
E mio padre l'ha preso da Acquestapone, però il prezzo non vi so dire perché l'ha preso lui ed è ottimo. Non c'è praticamente. Comunque, anche questo, insomma, è una bella confezione, e mi ci sono trovata bene. Se vedete, insomma, il prodotto qui sotto, io ho tentato, insomma, di metterci l'acqua all'interno, però non esce con tutto che ci ho buttato, tipo ho riempito di acqua la confezione fino a qui, non so perché non esce questo gozzo che è rimasto qui sotto, sarà il packaging, non lo so, però non esce. Comunque è promosso anche questo qui. Finora tutti i prodotti, insomma, che vi ho mostrato sono promossi. Poi un altro bagnoschiuma, sempre questo qui della Badedas con ginger e burro di karité. Questo qui è in offerta lancio, come potete vedere, a 1,39 euro. Il prezzo solito, insomma, standard è 2,29 euro. Ha una profumazione buonissima, poi io tutto ciò che all'interno contiene il burro di karité adoro. È 250 ml di prodotti ed ha una scadenza di 12 mesi. È una nuova fragranza della Badedas, quindi io ve lo straconsiglio. Tra l'altro anche la Badedas fa vari bagnoschiume con tante fragranze differenti, una meglio dell'altra secondo me, soprattutto la linea da donna. E niente, ho finito anche questo bagnoschiuma qui. Poi, sempre per quanto riguarda il bagnoschiuma, un secondo che prendo la vaschettina perché stanno all'interno della vaschettina. Ho utilizzato i bagnoschiumi che ho trovato all'interno della Sugar Box dedicata alla festa della mamma. E ho utilizzato questo qui della Delarom all'arancia ed ha un ragazzi un odore fantastico, vi dura tantissimo addosso. Peccato che la confezione è 30 ml di prodotto, quindi era davvero un campioncino piccolino ed è ha una scadenza di 12 mesi ed è un prodotto Made in France. Devo dire che l'ho utilizzato, insomma, per una doccia perché io mi faccio il bagno con il bagno schiuma, scusate il gioco di parola, quindi io l'ho terminato, insomma, con una doccia, ma ha un odore fantastico, una fragranza meravigliosa. Non, solitamente, insomma, il bagno schiuma all'arancia con, insomma, agrumati puzzano, cioè non sono molto delicati e lasciano, insomma, un bell'odore. Questo qui, devo dire, è davvero ottimo. Lo stesso vale per questi due campioncini che ho utilizzato con più docce, tipo quattro docce, e sono i campioncini della Sanoflor Bebè Bio. Praticamente il prodotto si presenta in gel. Quando voi lo andate a spalmare addosso, crea tipo una mousse, quindi è davvero super super schiumoso come prodotto, però poi lascia la pelle morbidissima, qualcosa di fantastico. Questi qui pure sono, come potete vedere, due campioncini di prodotto e qui dice che hanno una scadenza di 6 mesi, è un prodotto senza parabeni ed è ipoallergenico. E si poteva utilizzare per corpo e capelli, anche se a me è venuto il sospetto, insomma, che erano prodotti per bambini. Comunque sta scritto Bebè Bio. Però devo dire la verità, mi ci sono trovata bene, è molto delicato, ha una fragranza molto delicata. Non ho saputo dare, insomma, non l'ho collegata a nessun tipo a, che ne so, alla vaniglia. Non ha una fragranza molto delicata, dolce, però non ho collegato a cosa. Comunque, promossi anche questi tre bagnoschiumi. Assolutamente bocciate fino alla fine sono le strisce della Streppo. Sono pessime, pessime, pessime. Già ve ne ho parlato e sinceramente le ho terminate a fatica anche perché voglio dire non strappano nulla. Non so perché questo prodotto sta in commercio e se lo fanno pagare anche 2,60 euro. È qualcosa veramente di scandaloso.
Pessimo, davvero pessimo, quindi super super bozzato. Poi un altro prodotto che ho terminato, poi ve ne parlerò meglio nei promossi e bozzati, perché insieme allo shampoo dell'Airmed ho la linea anti-smog, perché non so, per chi mi segue su Facebook e Instagram già avete visto insomma le varie foto che vi ho postato con il trattamento che ho fatto con questi prodotti qui. C'ho sia lo shampoo che il latte per i capelli, che ho un prodotto anticrespo che si mette dopo aver fatto lo shampoo. Per questo ho finito insomma lo shampoo, però ve ne parlerò meglio nei promossi e bozzati, vi spiegherò con questa linea qui come mi ci sono trovata. Ho fatto tanti shampoo con questo qui, oggi insomma l'ho terminato, ho cercato fino alla fine di recuperare questo po' di prodotto che c'è sul fondo della confezione, però non esce, forse per via del packaging anche qui. E questa è una confezione da, se non sbaglio, 500 ml, no, da 200 ml, e sono prodotti insomma per uso professionale. Vi dico la verità, mi sono stati mandati per provarli. Comunque ve ne parlerò meglio di questo prodotto nei promossi e bozzati, che insomma vi parlo bene di tutta la linea di questi prodotti qui per capelli. Comunque, ovviamente promosso ed è un altro prodotto finito. Poi ho terminato un sacco di confezioni dei mini deodoranti. Aspettate, perché stanno in offerta solitamente dove insomma compriamo noi nei negozi di detersivi a 50 centesimi, tipo 20-30 centesimi, e ho finito 4 confezioni di Dove. Allora, questo qui è il Dove nuovo, il Natural Touch, questo con il tappo verde muschio, e poi ho finito 3 di questi, ne ho terminati. Già ve ne ho parlato di questo prodotto. Comunque il Dove secondo me è un ottimo, ottimo deodorante. E poi ho utilizzato anche questo qui, Original, il classico Dove, che odora del sapone classico Dove. E ho finito 4 confezioni di questi deodoranti qui. Poi ho utilizzato svariati campioncini che avevo da provare. Allora, mi prendo quelli lì dell'erbolario, che ne ho utilizzati diversi. Basta. Allora, dell'erbolario ho utilizzato 2 acque corpo e 2 creme. Allora, la prima è stata il profumo, 2 acque corpo, 2 profumi. Allora, la prima è il profumo a cordo di viola. Sì, è carino, ma non mi è entusiasmato più di tanto. Non ha niente di particolare questa fragranza. Ha il classico, insomma, odore di viola, devo dire, è una fragranza che persiste a lungo come tutti i profumi dell'erbolario, però vi devo dire la verità, non mi ha entusiasmato più di tanto. È un prodotto che se lo andrei a comprare in full size, non, cioè se lo dovessi comprare in full size non lo comprerei. Mentre mi è piaciuta tantissimo il nuovo profumo dell'erbolario per l'estate, ed è questo qui, all'ibisco, un fiore per l'Africa. Questo qui è insomma il campioncino, ed ha un odore fantastico, è molto molto fresco, però allo stesso tempo dolce. Non saprei insomma come spiegarlo questo profumo. Comunque all'interno troviamo note di limone, petali di ibisco, coriandolo, elemi e ylang ylang. Comunque, fino al giorno dopo io avevo questo profumo addosso, e tenete conto che è una bustina dove all'interno c'è veramente un gozzo di profumo. Non vi aspettate granché. Quindi questa lo promuovo e penso proprio che me la andrò a comprare. Poi 2 creme, questa qui, il frutto della passione, crema per il corpo, molto molto buona questa crema, secondo me è una crema proprio adatta per l'estate perché vi lascia una sensazione di fresco sul corpo davvero fantastica, e insomma sono rimasta contenta anche perché...
per la mia pelle secca è proprio insomma l'ideale. All'interno troviamo estratti di frutto, di passiflora, oli di semi di passiflora, olio di cartamo, vitamina E, dei semi della soia, sono davvero buonissimi i fiori di passiflora. Sono insomma tutta la crema utilizzata all'interno della crema troviamo tutti estratti di questi fiori particolari. Comunque è molto molto valida. Però la crema che mi è saltato di più in assoluto dell'erbolario ed è una novità per l'estate e per il mare, perché è una crema dopo sole. Io però l'ho utilizzata perché insomma il nome mi aveva incuriosito. Infatti la chiama crema illuminante all'olio dorato di palma e all'aloe vera. Ed è nuova perché mia mamma è andata a comprare tipo uno shampoo a mia sorella per i capelli, perché mia sorella utilizza solo gli shampoo dell'erbolario perché tende insomma a perdere i capelli, e quelli lì dell'erbolario insomma ci si trova bene. Gli prendiamo quello lì e gli è andato insomma questo campioncino di questa crema nuova. Praticamente questa crema innanzitutto ha un odore fantastico, ma poi rilascia tutti i micro glitter dorati, cioè vi colora proprio tipo la pelle dorata. È qualcosa di fantastico. Non sono quelle pagliuzze grosse, brutte insomma da vedere, ma secondo me questa crema sull'abbronzatura è qualcosa di fantastico. Infatti cioè l'andrò sicuramente a comprare. Non so se mi resta un pochettino, ma l'ho utilizzata tutto fino alla fine. Ah, sì, è uscito un po'. Faccio vedere. Se ovviamente la webcam ci fa la grazia, ma non si nota comunque con la luce artificiale. Un pochettino, aspettate, vorrei prendere la lampada. Comunque rilascia tutti dei micro glitter. Non sono glitter veri e propri, sembrano tipo particelle dorate sulla pelle. E ha un odore davvero fantastico. Buonissima, davvero. Molto molto fresca. La comprerò sicuramente per l'estate, anche perché avendo la pelle secca con il sole mi si secca ancora di più. E ho bisogno insomma di prodotti dopo sole. E ho finito questi campioncini qui dell'erbolario. Poi un altro prodotto per capelli che ho terminato, purtroppo, per il prezzo più che altro, è il Moroccanol. Però devo dire che una confezione di 25 ml vi dura tantissimo, se non lo utilizzate sempre. Io questo qui lo utilizzavo quando vedevo insomma che i miei capelli stavano per morire. Utilizzavo il Moroccanoil perché li resuscita appieno praticamente, sia da asciutti che da bagnati, e non lascia i capelli oleosi, ha una fragranza ottima, ma penso che lo sapete. Bellissimo. E niente, mi è durato più di un anno come prodotto. E quella confezione da 25 ml, se non sbaglio, l'ho pagata più di 10 euro. Però, considerando il fatto che mi è durata più di un anno, il prezzo è abbastanza buono, si può dire. È caro rispetto a tutti gli altri oli d'argan per capelli che ci sono in commercio, però il Moroccan Oil, insomma, è secondo me il numero uno come olio per capelli. Infatti vorrei ricomprarlo, vedremo un poco, insomma, perché ho anche quelli lì, i semi di lino che si spruzzano, al limite quando finisco quelli lì, ricompro il mio Moroccanoil. E ho finito anche il Moroccanoil. Come prodotti di make-up ne ho finiti soltanto due, ora vi faccio vedere i campioncini dei prodotti di make-up per make-up che ho utilizzato. Allora, della Sormé ho utilizzato praticamente un primer viso in gel che si applica prima del fondotinta e insomma prima del trucco, tipo come crema e come base per preparare il viso al trucco. È senza silicone e senza parabeni ed è ottimo.
Davvero ottimo. Io pensavo in verità che era un fondotinta. Poi però ho letto bene sopra insomma la confezione e ho capito che era un primer. Però devo dire la verità è davvero davvero ottimo. Poi in America utilizzano molto questi primer in gel senza colorazioni e sono davvero validissimi. Io sto provando quello lì per occhi della Italy Cosmetics e sono rimasta davvero senza parole. Per chi mi segue su Facebook e Instagram ha visto le foto e le cose che scrivo, tipo amo te con la foto del prodotto perché davvero è qualcosa di fantastico. E loro quindi utilizzano sia primer occhi che viso con questa consistenza tipo gel trasparente, ma sono davvero molto validi. Ho finito un campioncino, questo qui della Sormeni, e un altro, ma me lo conservo tipo. Se devo fare un trucco per un'occasione particolare, utilizzo questo primer qui perché è fantastico. E poi ho utilizzato questo fondo della Vichy. Devo dire è abbastanza buono. La mia colorazione, tra l'altro, la signorina della farmacia l'ha presa proprio, l'ha azzeccata e molto coprente. Sono rimasta stupita. Ovviamente all'interno c'era uno sputo di prodotto, però è davvero molto valido come fondotinta. Tra l'altro l'ho utilizzato in combo con la crema Vichy, è davvero fantastico l'effetto. Ne ho altri, però, insomma, me li conservo per qualche occasione particolare. E niente, ho finito questo qui. È un campioncino di questi fondotinta che ho preso al Cosmo Prof, che sono i Zephyr, se non sbaglio. Mi pare di sì, Zephyr, Silky Touch, il 306, bagliori di zaffiro. Anche questo fondotinta qui non è male, è meno coprente rispetto a quello lì della Vichy che è fantastico. E infatti dà proprio un tocco leggero, leggero alla pelle. Non so se io non la conosco questa marca, non ho, però per chi la conosce, insomma. Sa dove andarlo a prendere, io non vi saprei dire dove trovare, insomma, questo prodotto. Oh, è un prodotto made in Italy e anche qui, insomma, all'interno c'era davvero uno sputo di prodotto. Comunque non è male. Scusate il riflesso, ma la confezione, la bustina è specchiata. E come ultimi prodotti, vabbè, a parte il rasoio che, insomma, l'ho finito fino alla fine, si può dire. C'è qualcosa di sconvolgente. Ho finito, purtroppo per me, l'eyeliner marrone della Physion Formula che utilizzavo per le sopracciglia, che io amavo questo prodotto con tutta me stessa, ma l'ho finito purtroppo. L'anno prossimo devo assolutamente comprarlo perché mi ci trovo bene, dello stesso colore, insomma, delle mie sopracciglia, è fantastico. E ho finito un altro primer di Essence. L'ho utilizzato fino alla fine, fino anche quando il prodotto, insomma, si era un po' seccato. E insomma, un altro primer di Essence è andato. E niente ragazzi, questi sono stati i miei prodotti finiti del mese. Scusate i capelli, ma devo andarmi a fare la piastra. L'unico bocciato, vi ripeto, sono quelle inutili strisce della strap. Non ve le consiglio assolutamente. Spero che verranno ritirate dal mercato. Adesso la strap mi fa causa. E niente ragazzi, io mando un forte bacio, mi scuso per l'aspetto un po' scialbo, però vi ripeto, sto a casa, non scendo, non mi andava proprio di appaparacchiarmi per fare il video, insomma. Niente, vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!